Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio dei Controterzisti. Siamo mancati settimana scorsa, ma oggi torniamo con un grande inizio di attività, perché appunto potete partire Giuseppe e Ema, andiamo direttamente in campo, non perdiamo tempo, si inizia con tutto quello che è il processo produttivo delle patate, dalla raccolta allo stoccaggio fino ad arrivare al lavaggio. E ho fatto la rima e potrei continuare, ma non continuo perché insomma, dai, è troppo dopo, è troppo. A parte gli scherzi, ragazzi, Ema si è già incastrato, non dirmelo perché sarebbe abbastanza tanto ridicolo, è tanto ridicolo. No, comunque, stai tatasi, Ema, che non ti ha ancora fatto salutare. Allora, vi faccio salutare da Beppi. Ciao a tutti. Vi faccio salutare da Luca, che è con noi e sta facendo un altro lavoro. Ciao a tutti. E poi basta, non c'è più nessun altro. Detto questo... Ciao, Ema. Ciao a tutti. Va con la tastiera che casino che fa. Sta svitando la macchina, Giuseppe, dalle vibrazioni. Ma sì, non ha fatto nessun rumore. Ma sì, perché continui a toccare con la tastiera, no? E quindi la macchina si continua, la macchina lì, la raccoglietrice si continua a muovere a destra e a sinistra, no? Perché gli dai i colpetti. E quindi se vai avanti così la sviti. Il dello terzo. Tipo così? Sì, la sviti se vuoi così. Allora io sono con il 942 e il carro Grim è fatto apposta per le patate, campo 68 appunto. Ema ha deciso di bidonarci e andare avanti con gli altri lavori, ha lasciato me e Giuseppe letteralmente a sbrigarci, a pelare questa gatta delle patate, che non sarà affatto piacevole, però amen. Ci mettiamo qua in mezzo nei cespugli, va bene Beppi? Sì. Va bene, sì. Ok. In teoria qua è una buona posizione. Sì. Apriamo la copertura, spegniamo il trattore, parcheggio e via. Ah, spegniamo anche i lampeggianti. Ah no, sono spenti. Forse. No. Ok. Perfetto. Che dire, dai, su. Parto io. E poi mi viene a dire, facciamo un paio di giri attorno, anche se non so se ce la facciamo, eh. Quindi Luca, mi raccomando, svelto, magari a venirci sotto e darci una mano, ok? Boh. Bene, Giuseppe, parti. Appunto, la raccolta delle patate l'abbiamo già vista in video con Alex Farmer, se non sbaglio, che si è divertito molto a raccogliere le patate, ha detto che le patate sono la sua passione, non può fare a meno delle patate, e quindi appunto si è divertito. Madonna, mi denuncia. E comunque quando laveremo le patate nel prossimo episodio, perché appunto questa qui è la parte 1, arriverà Silvio che vi dirà: scusate, ho sentito patate, ma ma oggi ce lo teniamo e non dico niente. Insomma, arriviamo ragazzi a 500 like per l'arrivo di... No, sarebbe bello dire arriviamo a 1000 like, che così faccio un episodio interamente culacinto di Silvio. Però, dai, accontentiamoci dei 500 e vi porto Silvio nella prossima puntata. Se poi nel prossimo episodio arriviamo a 1000 like, io faccio tutto un episodio con la voce di Silvio. Allora, qua sei impiantato. Se arriviamo a 10.000 portiamo Silvio. Se arriviamo a 10.000 portiamo Silvio. Sì, sì. Che ci pensa Ema, a mani in pasta nella politica. È un po' difficile, però. Ma chi... Beppi! Aiuto! non so cosa ho fatto su... Aspetta un attimo. Aspetta, che facciamo l'angolo fatto bene. Fai un po' di rete. Ma oddio, mamma, si ribalta tutto. Scusate, è una situazione un po' difficile. Vabbè, facciamo così. Anche se non si dove... Ma oddio, che porcata. Va bene. Luca, preparati a venirmi sotto macchina, perché qua mi sa che aia. Arrivando. Alzo tutto io. Vediamo. E arrivo, dai. Perché sono già al 57%. Beppi, hai le domande sotto tiro? Anzi, prima delle domande, hai le ultime attività sotto tiro? Certo. Ok, allora salutiamo le ultime 5 attività sul nostro profilo Instagram, ragazzi, per rimanere sempre aggiornati ed essere salutati, come faremo con questi ragazzi che selezioneremo casualmente, appunto le ultime attività, seguiteci su Instagram. Vai Beppi. Allora salutiamo Andrea Baudin. Uh-huh. Ciao Andrea. Fosso. Fosso? Ma con due S? Sì. Fosso? Sì, Fosso.
Ciao Fossi. Poi Simone Ghio. Ciao Simone. Agronord. Agronord, guarda. Ciao Agronord. Due sberle. Ciao Agronord. Enrico Capriotti. E ciao Enrico Capriotti. Vai, sto andando a 10. Vai Luca, si scarichi. Che stilanza, come direbbe qualcuno. Tono su tono, eccetera, eccetera. Ragazzi, si scherza, ma non si sta prendendo in giro nessuno, si sta solo riprendendo il trend. Vai da Beppi, Luca. Vai da, da Beppi, basta. Basta, è vuota. Non capisce Luca, è un po' duro stasera. Non va l'inversore su sto... Un po' di lag cerebrale. E niente, hai pronte le domande anche, Beppi, giusto? Un attimo, se mi fai finire la manovra te le leggo anche. Ok, ma sì, io qua ne sto pestando, vabbè. Ma che brutti campi che c'è. Ma anche con Alex ho avuto un po' di problemini a fare il giro, vabbè. Sì, è vero. Mi sa che dobbiamo fare un altro giro, cosa dici? Sì. Sì, conviene. E poi mi sa che no. Luca deve starci dietro e quando sarà pieno, ragazzi, andiamo a vedere il magazzino com'è. Perché io la farm l'ho fatta vedere nella live che vi lascio in alto a destra. Però non l'ho ancora fatta vedere bene in video. Pian pianino ve la faccio scoprire. E così via. Come le ragazze che si fanno scoprire un po' per volta, eccetera, e vi fanno penare. Questo è. Niente. Che cosa ridete voi? Oh. Comunque, hai fatto la svolta. Puoi leggere le domande? Bravo, Beppe. Sì. Ok, sono già al 47%, vai Luca. Sì, comunque facciamo un altro giro, eh. Dai, vai con le domande. Sotto con le domande. Allora, abbiamo Gerardo De Spirito. Ciao ragazzi, c'è qualcuno che mi spiega cosa sono i contributi? Non riesco a trovare una spiegazione semplice che mi faccia capire cosa sono. Allora, molto semplice. Gerardo, giusto, si chiama? Sì. Ciao Gerardo, grazie per averci fatto questa domanda. Luca, sono vuoto. E allora, cosa sono i contributi? In sostanza è un aiuto che la comunità europea dà agli agricoltori che soddisfano certi requisiti. Di conseguenza, fai il greening, coltivi certe coltivazioni, hai certo tipo d'animale, hai tot ettari e li coltivi in un determinato modo, allora ti do un contributo perché vado a darti una mano in caso questa tecnica che magari, so, ti faccio un esempio, fa bene all'ambiente, rispetta l'ambiente, però ti fa produrre leggermente meno, allora con i contributi ti aiuto a sopperire a queste perdite e tu continui a, diciamo, trattare bene e rispettare l'ambiente. Chiuso. Poi Johnny Flex. Ciao Giuliano, anche se sei minimo, puoi utilizzare il ripuntatore quello a monoancora? Perché in teoria hanno rivolto gli strati. Ok, allora, questo ci flexa il suo nome, ok? Johnny ci flexa il nome. Comunque, a parte gli scherzi, caro Johnny, flex, flessibile. No, vabbè, comunque, sto dicendo, allora, si dovrebbe potere, in teoria, però la minima è anche collegata al discorso di agricoltura conservativa. Cosa vuol dire? Conservare potenza, di conseguenza non sprecare carburante, ridurre le emissioni e tutto il resto, gli inquinanti e eccetera eccetera. Quindi è un attrezzo con il quale il trattore sforza parecchio e quindi non te lo fanno fare. Però ci sono delle aperture ministeriali, per esempio consideri, non so, un anno molto molto piovoso, allora tu fai richiesta in Regione Lombardia e ti permettono di utilizzare l'aratro fognatore, ripuntatore monoancora appunto. Vieni qua Luca, bravissimo, madonna che carrista, ma è quasi pieno quel carro, adesso facciamo cambio Luca, cosa dici? 90%. 90% quando è pieno, allora me lo dici che facciamo un cambio, va bene? Pieno. Ma come pieno? Ma allora sei una... Vabbè, dai su, salta su. E come scarico? Scarico al centro là del magazzino, signor magazziniere ragioniere Beppi? No, scarica nell'angolo a sinistra. Ok, comunque ragazzi vedete qua il carro, abbiamo messo sulle Michelin extra larghe per avere portanza sul terreno, è un carro fatto apposta per le patate, scarico a nastro e appunto c'è anche una bocchetta con un convogliatore. Adesso lo vedremo comunque. Vai avanti pure con le domande.
Stefano Zamparini. No, sto scherzando. Vai, Stefano. Buonasera ragazzi, chiedo anche una domanda sulla minima. Se decidessi di continuare a fare in minima lavorazione, resteresti con gli attrezzi che hai o penseresti ad un acquisto tipo un ermo? Un dissonatore combinato con dischiera? Guarda, i soldi sono sempre meno, questa è la realtà. Fino a quando non si sistemano i prezzi a cui vendiamo i prodotti, sicuramente non riuscirò mai a fare investimenti senza chiedere soldi in banca. E io sinceramente, considerando come sta andando il clima in agricoltura, non solo il clima atmosferico, che anche quello rompe le scatole, però insomma per come sta andando il settore non me la sento di chiedere dei soldi in banca. E oltretutto ragazzi, vi dico che io per mia fortuna non ho debiti da saldare, di conseguenza insomma ormai penso di essere anche fortunato a non aver debiti, perché tanti ce li hanno. E ragazzi, chi ce li ha ovviamente ha investito, perché purtroppo in Italia non si può fare impresa agricola senza chiedere soldi in banca. Ok, vai avanti, qua apriamo il portone ragazzi. Magazzino che era incluso proprio nel DLC delle patate, come questo carri, giusto? Sì. Ok, quindi io guardando Beppi entrando nel magazzino, a sinistra. In fondo a sinistra. Ok, metto giù le griglie, giusto? Sì. Che griglie? Ah sì sì. Sì, così, non me li fa manco mettere giù. Ok, sono partite, ragazzi, partiti. Tutto pronto, papete. Dando le carte. No, sì sì, cioè, è solitario ragazzi, se avete presente quello su Windows che parte appunto. Vedi che dà le carte, guarda, guardate qua, tac tac tac. Qua, seme rosso, nero, no vabbè, basta. Papete è tutto pronto, hai visto Luca? Te che ti piace quella canzone lì, com'è che si chiama? Discarica. Vabbè, non me lo dice. Non mi dice come si chiama. The Drill si chiama. Sì. The Drill. Cavami via il drill lì alla mia destra, perché non voglio schiacciarlo. Non so se si può fare solo da una parte. Sì, possono cavare solo i grilli. Si possono cavare. Madonna mia. Non so neanche quale sia il tasto. È il mouse. Perché? Dai, Beppi, leggi un'altra domanda. Ce la fa Eric Odorizzi. Okay. Bel video Giuliano. Che differenza c'è tra un coltivatore a molle e uno idropneumatico? È una grande differenza. Comunque grazie per l'apprezzamento. Qual è la differenza sostanziale? È che l'idropneumatico ha un sistema di pistoni e ancore, e quando l'ancora trova un ostacolo si alza talmente tanto, appunto grazie all'idraulica viene retratta e per passare al di là dell'ostacolo. Quello a molle sono delle ancore fisse, molto elastiche, che appunto passano e sorpassano gli ostacoli con flettendosi, in sostanza. Per molto, ovviamente hanno una grande range di flessione fino alla rottura, però solitamente non si rompono. Scarico qua allora? Sì, vai. Non ci sono impostazioni particolari, no? No, scarica sempre teoria. Lì. Ok. Ok, è il portellino appunto che scarica così col nastrino. Portellino, nastrino, tutto ino e via. Si alza il rimorchino. No, non si alza questo scarico spinto. No, non si alza, ma anche quando non hai visto niente. Okay. No, ok. Sì, però... Sì. Comunque ragazzi, appunto, l'idea è scaricare tutte le patate qua, farle refrigerare con tutte le griglie, eccetera. E dopo avere il nostro bel impianto di lavaggio. Addirittura Beppi si potrebbe fare coi nastri, o no? Sì. Vedremo ragazzi. Quindi vi stupiremo nel prossimo episodio. Madonna che scarico lento. Qua fanno tempo a rimodellare il carro. Come no, sto scherzando. Chiuda qua. Voglio scaricarlo un po' più vicino al muro. E dopo le sistemeremo con la pala. Questo devo dirti, sì. Per forza. Hai un'altra domanda? Sì, che è anche l'ultima, un po' piccantina. Piccantina? Chi ce la fa la domanda piccantina? DJ Edo 1993. Madonna, abbiamo anche i DJ adesso, dai. Ciao Giuliano, i pro e i contro di YouTube, e cosa ti piace di questa piattaforma? Bel video come sempre. I pro e i contro di YouTube.
Bella domanda. Allora, i pro è che comunque è una bella attività, almeno creare contenuti, appunto, fare il creator mi piace, è una bella cosa, oltretutto sviluppi tanta creatività, insomma, è del tempo direi speso di qualità se lo fai bene. Perché in sostanza appunto sviluppi tante skill dal montaggio video al creare contenuti, all'ideare qualcosa, far regia fino a star lì a scervellarti per fare una determinata cosa o addirittura editare le copertine con Photoshop. Insomma, sviluppi e alleni, mantieni allenate tante skill, tante abilità, con 4B, abilità, no? Con tante abilità. E questi sono i pro, insomma, che mi piacciono ed è per quello che lo faccio, perché mi piace fare attività connesse, creare contenuti, avere un'interazione col pubblico, parlare con qualcuno, scambiarsi parere, giocare con dei fan, eccetera, è molto bello. I contro sono la gente negativa che popola, ma in questo tutti i social, che appunto sono sempre lì a criticare senza fondamento. Non guardano mai al di là delle cose, non ragionano, non scrivono mai delle loro opinioni, ma scrivono solo degli insulti e basta, e gratuiti, quindi vabbè, questa è la parte negativa, ma un po' come su tutti i social. Dopo, altra parte negativa sono i guadagni, perché ok, tutto bello, tutto figo, lo fai per passione e così via, però dopo un po' che lo fai, che magari ottieni anche dei risultati, cominci a notare che l'investimento di tempo è veramente tanto, l'investimento di risorse è altrettanto, e quindi dici, cavolo, ma neanche due spicci per ripagare la corrente? No, è difficile arrivare a prendere due spicci per ripagare la corrente. La maggior parte degli YouTuber, se non l'85%, non riesce a ripagarsi la corrente, penso. Chiuso il discorso. E Peppi, abbiamo finito quindi con le domande? Sì, finito. Niente. Allora, ragazzi, sapete cosa vi dico? Che io saluto anche il cane di Peppi, che si deve far sentire sempre, il buon caro Axel, giusto? Ah, sì. Madonna, non arriva alla fine dell'anno quell'Axel lì. Vabbè, a parte gli scherzi, si scherza ovviamente, ci mancherebbe. Vi dico, vi faccio salutare da Beppi, vi Ciao a tutti. faccio salutare anche da Luca, vi Tutti. faccio salutare da Ema, che non ha parlato, Ciao a tutti. per fortuna, ma quanto si sta bene quando non parla Ema? Oh Beppi, si sta benissimo. Poverino. Lo sai che se io avessi chiesto a Ema, ma quanto si sta bene senza il Beppi? Poverino. Avresti detto, se te Sì, l'avessi vabbè. chiesto prima, avresti detto sì, è vero Giuliano, è vero, è vero, è vero. Vabbè, niente, saluto anche Axel. Niente, non ci Ciao. sente. Va bene, ciao. E basta ragazzi, dai, ci vediamo nel prossimo episodio, che il prossimo video sarà probabilmente sulla farm di Giuliano. Il prossimo episodio dei Contoterzisti sarà parte 2 riguardo le patate e probabilmente arriverà anche Silvio. Dai. Parti scherzi, ci vediamo nel prossimo episodio.